Una legge di bilancio iniqua che non si fa carico della condizione delle persone che lavorano, di coloro che hanno bisogno di un salario, dei pensionati, della necessità di tutelare sanità e scuola pubblica. Anche CGIL e UIL Taranto hanno aderito allo sciopero generale indetto dalle sigle nazionali contro la manovra del governo Meloni. Davanti alla prefettura i sindacati hanno rivendicato la necessità di affrontare le istanze sociali più urgenti. Questo governo sta semplicemente dimostrando di non avere a cuore questi problemi, si parla di altro, si parla anche di quella che è l'architettura dello Stato, premierato forte, però della condizione delle persone non si parla. Quindi quello che noi proponiamo è per l'appunto che si parli del salario minimo, che si parli di una sanità pubblica, degli investimenti pubblici che devono essere destinati per tutti i comparti produttivi dei territori. Siamo qui a proporre anche un documento alla Prefettura di Taranto da inviare al governo, perché CGIL e UIL non ci stanno a questo stato delle cose. È diventato un problema quello dei salari, quello delle pensioni, quello della sanità, curarsi per esempio oramai è un diritto per pochi, è una legge di bilancio che viene fatta in modo scellerato secondo noi. Perché? Perché non vengono trovate quelle risorse che potevano essere ricercate, come per esempio la tassazione degli extra profitti, che avrebbe dato un gettito importante e avrebbe aiutato sicuramente la comunità a risollevarsi da quelle che è una crisi secondo noi la più grande dal secondo dopoguerra.